Allora, siamo con Pappi Corsicato qui al Torino Film Festival, presenta Fuori concorso Perfetta Illusione dal 15 dicembre al cinema. Torna a dirigere un lungometraggio di finzione a distanza di 10 anni. Uh-huh. E, come nasce questa voglia di questa storia che racconta il potere dell'illusione nei sentimenti e nelle ambizioni? Una storia anche piuttosto pessimista, possiamo intenderla così? Sì, già, pessimista non lo so. Nasce da questo romanzo di Balzac, L'illusione perduta, perché credo abbia dei temi che sono molto contemporanei oggi, cioè la storia di un ragazzo che crede di avere un talento, un'ambizione, incontra una donna che si infatua di lui e glielo fa credere. E quindi questo poi da qualche parte incomincia a svetolarsi e diventare. Quindi questo è il motivo per cui ho pensato a questo film, che c'è un romanzo che adoro, è molto più complesso del film, e credo appunto perché parla di temi secondo me molto, molto contemporanei. Certamente non è una storia a lieto fine, o perlomeno che parla di cose graziose o sentimentali, ma appunto è un po' una lieve analisi su quanto, cioè, l'amore può essere proiettivo, di quanto l'amore molte volte non ti fa vedere l'altra persona, ma magari l'altra persona diventa qualcuno per cui tu metti in atto la tua ambizione. Nel caso di Chiara con lui, in realtà lei lo dice: io ho sempre sognato di trovare un artista e dedicarmi a lui e farlo diventare famoso, perché lei fa la curatrice. Quindi sicuramente è misto tra l'infatuazione, perché forse le piace questo uomo, ma c'è anche la possibilità che attraverso di lui di poter raggiungere il suo obiettivo, quello di diventare una curatrice. Quindi un po' un misto, ma niente di straordinario, voglio dire, capita che le due cose vanno di pari passo. In questo film forse va di pari passo, non tanto, ma come dire, più l'ambizione per il sopravvento di tutti i personaggi, perché anche la moglie Paola in realtà ha un obiettivo e vuole che lui sia più pragmatico e non un artista, perché per un suo interesse è più giusto che abbia un marito che porta a casa dei soldi e non uno che sta lì a sognare di diventare un artista, quindi demolisce il sogno dell'altro, così come abbiamo detto l'altro, invece al contrario lo aiuta e lo sprona a diventare. E lui che all'inizio che sembra un po' il manipolatore, quello un po' più così, poi alla fine viene totalmente manipolato, ha ragione veduta forse pure dalle due donne, che viene un po' poi messi anche in mezzo. Anche il personaggio di Chiara alla fine raggiunge la propria ambizione nel voler allestire la mostra, perché quello anche quello era diventato un obiettivo fisso. Dicevo, tutti, dicevo. Non si salva nessuno, no, in questo gioco di ambizioni. Sì, un po' quello secondo me. Ma appunto, questa è una storia, non dico che è così la vita, però volevo raccontare questo gioco di mimetico del sentimento amoroso che si mischia con, diciamo, una propria ambizione personale. Parlando del cast, come ha scelto questi tre attori, giovani, belli e bravi? Ma devo dire che facendo i provini, loro tre incarnavano già un po' quello che era la mia idea del personaggio. La Vicario e anche Carolina, in maniera diversa, sono ragazze con una forte personalità. Io, cosa che adoro in assoluto, avere degli attori che hanno una personalità già definita. E loro due ce l'hanno. E ce l'hanno, perlomeno per come li ho visti io, molto giusti per i due personaggi che poi hanno interpretato, quindi mi sembravano perfette per quello che era, diciamo, il film. Mi raccontavano proprio loro che lei sul set era solito mettere della musica a contrasto anche con quello che stavano dicendo e facendo, e la musica gioca anche un ruolo importante poi. La musica proprio a livello esterno, no? Credo sì. Abbia messo delle melodie di Brahms. Ecco, che cosa... A Brahms era un po' legato appunto anche a Balzac, il suo romanticismo, questo finto romanticismo, questo senso del melodramma, e anche questa idea di classico, cioè di quanto, nonostante sono contemporanei, però c'è qualcosa di classico nel tema, appunto qualcosa di classico, inteso universale, che non è una cosa successa solo oggi, in assoluto è successa nella vita. Oggi magari ce n'è di più, ci sono più ragazzi ambiziosi, c'è più quella smania di dire è facile poterlo fare, però è un tema abbastanza universale quello di illudersi, credo, quello che insomma.